Buonasera a tutti telespettatori, benvenuti in questa nuova puntata di Abruzzo Up e anche questa sera mi raccomando restate incollati perché sarà davvero molto interessante. Parleremo infatti di un qualcosa che ci riguarda tutti, non solo in Abruzzo ma nell'intera nazione, un evento molto importante che è l'Expo, che sarà proprio sul tema agroalimentare quest'anno come sapete. Bene, abbiamo degli ospiti di eccellenza a proposito, proprio perché, per quello che riguarda l'Abruzzo, perché appunto li vado subito a presentare, abbiamo il dottor De Falcis, che è il, buonasera, è il presidente, l'amministratore delegato del Polo Agire, e il dottor Cetrullo, che è buonasera. Buonasera. Che è presidente dell'Abruzzo Sviluppo, una società che si occupa proprio di per una società in-house, cosiddetto organo in-house, cioè una società della regione Abruzzo che si occupa proprio dello sviluppo imprenditoriale, dello sviluppo delle aziende abruzzesi. Bene, parleremo appunto quindi come denominatore comune, avete capito, del tema dell'agricoltura, dell'agroalimentare, anche questa volta, ma stavolta con una concentrazione maggiore sull'argomento della promozione, della internazionalizzazione e quindi degli eventi internazionali come è l'Expo in effetti. Volevo proprio partire intanto però con una panoramica generale sulle attività dei nostri ospiti. Per quanto riguarda per esempio il Polo Agire, dottor De Falcis, se ci vuole magari spiegare un attimino al nostro pubblico in che cosa consiste la vostra attività, che cos'è, in che cosa consiste? Il nostro polo è un polo di innovazione che si occupa fondamentalmente del settore agroalimentare, ma anche con risvolti sull'ambiente, sulla tutela e sulla valorizzazione di quella che è il Made in Abruzzo fondamentalmente, e che si mette sotto il cappello del Made in Italy e della capacità di essere presente sui grandi mercati nazionali e internazionali. Il polo di innovazione racchiude 130 aziende di questo settore della nostra regione, le principali attività produttive sia del comparto agricolo ma anche del settore della trasformazione industriale. E poi abbiamo una significativa presenza delle strutture di ricerca e di sperimentazione. Le tre università fanno parte del nostro polo di innovazione, ci sono i centri di ricerca, c'è lo zoo profilattico, quindi diciamo abbiamo messo insieme tutte quelle forze che devono essere in campo coordinate per affrontare il tema della competizione, perché è su questo terreno che si misura il comparto come capacità di persistenza e di essere sul mercato, ma anche offrire ai nostri consumatori un buon prodotto. Perché quindi, scusi se la interrompo per spiegare meglio al pubblico, perché stiamo parlando di questa volta, come abbiamo già accennato le scorse volte, se vi ricordate, a questi cluster, a questi poli industriali, a questi poli di innovazione, di cui appunto il nostro dottor De Falcis ci stava parlando. Il Polo Agire è proprio un polo che riesce ad unire imprese, dico bene dottor De Falcis, imprese e istituti di ricerca, quindi università, abruzzesi, per cercare di integrarle, di integrare i loro servizi e le loro funzioni in modo tale da offrire alla fine un prodotto in termini di industriali, agroalimentari, di eccellenza, perché si cura non solo l'aspetto produttivo ma anche l'aspetto diciamo, della ricerca e dello sviluppo diciamo, dei prodotti. È proprio l'anello di congiunzione che certo. Manca, spesso è carente, fra chi fa ricerca, chi fa innovazione e chi fa attività produttiva. Noi mettiamo insieme questi due grandi soggetti, le nostre imprese, che sono imprese anche molto importanti, ma anche tante piccole imprese. Il settore agroalimentare è caratterizzato da una quantità di medie e piccole imprese che non sempre hanno strutture e forza per affrontare il problema dell'innovazione, ma mettendoli insieme con l'università e con i centri di ricerca noi possiamo conseguire quei risultati che poi ci danno grande successo a livello nazionale e internazionale. Non ultimo è certamente un rapporto sull'agroalimentare presentato proprio in questi giorni, sta a significare questa grande vitalità del settore, ma anche molto legato all'elemento personale, cioè a chi svolge questa funzione, questa capacità di conservare ma anche di innovare. Questa è la ricetta fondamentale, perché noi abbiamo da una parte
l'elemento della tradizione del settore agroalimentare molto forte, perché è da lì che noi traiamo la capacità di impatto, ma anche un elemento innovativo che è quello di essere sempre all'altezza del consumatore, all'altezza delle attese e quindi alla capacità di trovare quelle soluzioni giuste. E credo che il nostro sistema regionale ha mostrato elementi importanti, abbiamo incrementato notevolmente il livello di esportazione, ma purtroppo c'è una domanda interna che è ancora carente, ma che speriamo con gli ultimi dati di poter avere maggiore soddisfazione. Quindi per noi Expo è un appuntamento estremamente importante per tutte le nostre imprese. Noi lavoriamo molto nel campo dell'innovazione, cioè l'innovazione di prodotto e di processo in modo tale da poter innovare costantemente i processi produttivi, ma di avere anche prodotti nuovi. Pensiamo al vino, pensiamo all'olio, pensiamo all'ortofrutta. Vuole farci, dottore, qualche esempio magari, per far capire al pubblico in che cosa consiste questa innovazione? Stiamo lavorando per esempio sull'utilizzo dei coloranti naturali su alcune linee di produzione, specialmente nel settore dolciario, sulla ricerca su alcune frumenti che si adattano di più al nostro ambiente e che possono essere trasformati meglio nella catena della pasta e dei prodotti derivati. Stiamo lavorando molto sul settore ortofrutticolo per la catena del freddo, per avere dei prodotti che abbiano caratteristiche salutistiche più precise, quindi più conservate durante il processo di lavorazione. Così come stiamo lavorando anche sul packaging, cioè per allungare la shelf life dei prodotti, cioè di rispondere a quelle domande che l'agroalimentare ci fa, ma che i consumatori in qualche modo ci impone. Sul packaging, preciso per il pubblico sempre, il packaging è un termine tecnico utilizzato per indicare l'involucro che contiene il cibo, quindi il contenitore, insomma. E loro, appunto, diceva il dottor De Farcis, che stavano lavorando appunto per migliorare la capacità di conservazione che il contenitore offre al cibo, in pratica. Questo è quello. Presenteremo anche qualche diversi risultati in questa esposizione universale, avremo anche dei film per allungare la vita di alcuni prodotti, come per esempio il tartufo. Abbiamo investito in questo comparto, quindi un prodotto di estrema tradizionalità, come stiamo lavorando sullo zafferano per conservare e esaltare le caratteristiche produttive. Stiamo lavorando sul recupero di alcuni sottoprodotti del processo dell'estrazione dell'olio, specialmente per alcuni antiossidanti che si trovano in questi sottoprodotti e che possono trovare impiego nella farmaceutica e in altri comparti. Diciamo, il lavoro è molto consistente, molto ampio e variegato, anche perché spesso quando noi arriviamo allo scaffale e troviamo qualche prodotto nuovo, quella non è che qualcuno ce l'abbia messo, è la fatica di tanto tempo, e spesso per ottenere un risultato spendibile sotto il profilo della commercializzazione richiedono alcuni anni di lavoro, certo, e quindi poter ottenere dei risultati. Però noi abbiamo già in questi 3 anni di operatività alcuni risultati molto incoraggianti. Bene. Dottor Cetrullo, invece, appunto, in qualità di presidente di Abruzzo Sviluppo, questa azienda a cui ho accennato poc'anzi, un'azienda appunto di sviluppo, appunto, come dice il nome stesso, dell'attività, diciamo, imprenditoriale abruzzese, e cosa fate nell'ambito dell'agricoltura, dell'agroalimentare? Quali iniziative avete in corso? Come vi occupate di questo settore? Allora, Abruzzo Sviluppo ha gestito è il braccio operativo della regione Abruzzo, siamo una in-house appunto della regione, e abbiamo gestito diversi bandi che la regione ha promulgato in questi anni, bandi che riguardano reti d'impresa, poli di innovazione. E questa mattina è stato presentato dall'assessore Sclocco il microcredito regionale, che con il terzo bando darà credito alle imprese abruzzesi per 40 milioni di euro. Quindi finanzieremo e abbiamo finanziato 3.000 imprese, quindi uno strumento finanziario importante, forse il più importante della regione. E sono orgoglioso di dire che siamo una best practice a livello nazionale. Nel settore diciamo, agricolo, noi operiamo attraverso i poli di innovazione, quindi il polo Agire è uno dei poli che maggiormente diciamo, sono vitali nel nostro tessuto produttivo.
quella che diciamo ha dato maggiori soddisfazioni alla nostra regione, e ora siamo impegnati con le attività dell'Expo. La regione ci ha delegato e ci ha trasferito l'attività dell'Expo. Il delegato, il sottosegretario alla presidenza Camillo D'Alessandro, lavora con noi per realizzare tutte quelle attività che la regione Abruzzo intende portare all'Expo. Che cosa porteremo all'Expo come regione? Porteremo cose importanti. Innanzitutto riaffermeremo il cuoco del concetto di Abruzzo, regione verde d'Europa, un concetto importante poiché il nostro territorio è terra dei parchi. Poi affermeremo il concetto di Abruzzo, terra dei cuochi. Quindi sul nostro territorio sono presenti scuole importanti di cucina. Ieri sera sono stato in una manifestazione bellissima a Villa Santa Maria, dove appunto abbiamo annunciato tutte le attività che l'Abruzzo farà sull'Expo, e vedevo tanti ragazzi. La scuola ha 800 allievi che saranno i nostri ambasciatori nel mondo, cioè sono cuochi che poi, una volta diciamo diplomati, andranno in giro per tutta l'Europa e affermeranno, a parte la propria bravura, affermeranno i nostri prodotti, faranno conoscere al mondo le nostre produzioni, quindi un ruolo molto importante. Bene. Sull'Expo, se vuole, Sì, questo fra un attimo, perché torniamo proprio in modo specifico sull'Expo, fra un attimo proprio. Intanto, a proposito appunto di aiuti, tutto sommato, che vengono erogati attraverso lo Stato, le regioni, di cui parlava del resto anche il dottor Cetrullo, come ad esempio il microcredito di cui parlava proprio poc'anzi. A proposito di aiuti e di finanziamenti, quindi, alle attività produttive locali, vediamoci sempre la nostra rubrica di Giulia Pelliccia, sul mondo dei finanziamenti europei e quindi anche regionali, perché come sapete ormai, abbiamo già spiegato diverse volte, questi vengono erogati anche attraverso le regioni e quindi anche attraverso la regione Abruzzo. Prego il servizio di Giulia Pelliccia. Nuovo appuntamento con la rubrica In Europa. Siamo con Giulia Pelliccia. Oggi si parlerà di un bando destinato al settore agroalimentare, e parliamo di PMI. Si sente sempre più parlare di piccole e medie imprese. Ci sono destinate delle politiche economiche europee e soprattutto aiuti. Allora, iniziamo dalla definizione. Sì, in effetti le politiche dell'Unione Europea e anche dello Stato italiano sono sempre più attente alle piccole e medie imprese, perché queste, come si sente spesso dire, sono il motore dell'economia, non solo in Italia ma anche in Europa. Rappresentano la quasi totalità delle imprese dell'Unione Europea. Pensa, ben il 99%, ed è chiaro quindi che, essendo la quasi totalità delle imprese, la maggior parte dei posti di lavoro viene prodotta appunto dalle piccole e medie imprese, così come il valore aggiunto dell'economia. Ora è chiaro che si cerca di favorire lo sviluppo armonioso. Anche il settore dell'agroalimentare, di cui magari parleremo stasera, è costellato da imprese di piccole e piccolissime dimensioni. In particolare, una definizione che riesca in qualche modo a chiarire a tutti quanti quali sono gli standard per rientrare nella piccola e media impresa. Sì, è necessario che vi sia una definizione comune a livello di Unione Europea. Già nel 1996 era stata adottata dalla Commissione una raccomandazione che dava appunto una definizione comune di PMI, però è dal gennaio 2005 che è entrata in vigore la nuova definizione di piccola e media impresa, valida quindi sul territorio dell'Unione Europea. È importante perché questa nuova definizione introduce una forte innovazione che ci dice che il primo passo per ottenere la qualifica di PMI, come vediamo nella slide, è appunto che si qualifica come piccola e media impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Quindi non è più la forma giuridica a determinare la qualifica di piccola e media impresa, ma semplicemente l'esercitare un'attività economica. In tal modo quindi possono essere considerati imprese anche i lavoratori autonomi, le imprese familiari, qualsiasi associazione che eserciti regolarmente un'attività economica. In particolare, questo è il tessuto italiano ed è anche e soprattutto il tessuto abruzzese, quello delle piccole e anche delle microimprese. Ecco, a questo punto, una volta definiti gli standard, su quali misure si può contare?
Sì, abbiamo detto che la forte innovazione appunto è stata data da questa nuova classificazione di PMI, quindi come qualsiasi forma che eserciti appunto un'attività economica. Ricordiamo brevemente anche però quali sono gli altri tre parametri che definiscono una piccola e media impresa, che sono appunto gli effettivi, cioè le unità lavorative annue, il fatturato annuo e il totale di bilancio. E possiamo dire però che se per quanto riguarda gli effettivi queste soglie vanno sempre rispettate per le medie, piccole e micro imprese, per quanto riguarda invece il fatturato annuo o il totale di bilancio annuo, l'azienda può optare appunto di rientrare nell'uno o nell'altro. Mi chiedevi su quali misure di sostegno si può contare una volta stabilito appunto che l'azienda si classifica come una piccola e media impresa. Allora, stasera apriamo una piccola finestra su Orizzonte 2020, il programma della ricerca scientifica della Commissione europea, e guardiamo proprio un bando per le piccole e medie imprese del settore agroalimentare. È infatti attualmente aperta una call, un bando, che è incentrata appunto sulla produzione e la lavorazione sostenibile nel settore dell'agroalimentare. Quindi le piccole e medie imprese possono fare ricerca all'interno di questo programma della Commissione europea e i temi di ricerca sono 13, uno di questi è proprio dedicato alla produzione e alla lavorazione sostenibile nel settore appunto dicevamo nell'agroalimentare. Questa call appunto, se si partecipa a questo bando, quale sfida le aziende che partecipano devono rispondere, quindi cosa chiede la Commissione europea nel programma di lavoro relativo? Chiede che vengano elaborati dei progetti, messi a punto dei progetti di ricerca che rendano queste aziende più competitive in che senso? Dal punto di vista dell'impiego delle risorse, quindi un miglior utilizzo delle risorse e anche un'attenzione maggiore all'ambiente, quindi riuscire a produrre appunto cibi più sani e sicuri, ottimizzando l'uso delle risorse e abbattendo in questo modo anche quello che è il costo finale del prodotto. E allora cosa offre questo strumento finanziario? Perché di questo si tratta e soprattutto come funziona? Sì, diciamo è una forma semplificata appunto di partecipazione per le piccole e medie imprese che prevede tre fasi. Una appunto è quella della elaborazione, quindi dell'analisi della fattibilità tecnico-scientifica, del potenziale economico-commerciale dell'idea progettuale. E cosa avviene se si partecipa alla prima fase? Che l'azienda anche da sola, quindi senza necessariamente avere un partner europeo, va a condurre uno studio di fattibilità, quindi deve mettere a punto un nuovo processo di produzione, ad esempio va a studiare quello che è lo stato dell'arte in quel settore e va a dimostrare la fattibilità tecnico-scientifica della propria idea progettuale. Quale sarà il risultato della fase 1? Il risultato della fase 1 sarà appunto un business plan che costituisce poi l'input della fase 2. La fase 2 invece è il progetto di ricerca vero e proprio, quindi si va a sviluppare un nuovo prodotto, un nuovo servizio, si va a mettere a punto un nuovo prodotto, un nuovo servizio e il finanziamento in questo caso può variare dai 500.000 ai 2 milioni e mezzo di euro. Si pensi che la copertura finanziaria, il cofinanziamento della Commissione europea arriva al 70%, in alcuni casi può coprire l'intero costo del progetto di ricerca. Ci siamo dimenticati di dire che per quanto riguarda la fase 1, quindi l'analisi di fattibilità, viene concesso un contributo forfettario all'azienda di 50.000 euro e lo studio deve essere realizzato in 6 mesi, quindi che la Commissione europea va proprio a coprire quelle spese per l'elaborazione del progetto vero e proprio, quindi un aspetto importante. Infine vi è la fase 3, che è quella della commercializzazione. La commercializzazione non riceve un sostegno finanziario.
finanziario in denaro contante, ecco, quindi sotto forma proprio di finanziamento, ma sotto forma di servizi, perché chiaramente la commercializzazione non può ricevere appunto sostegno in forma di finanziamento, altrimenti si andrebbe ad alterare il gioco della concorrenza all'interno dell'Unione, del mercato unico europeo. Quindi questo sostegno viene dato sotto forma di servizi specializzati, pensiamo a quelli offerti dalla rete Enterprise, dalla rete Enterprise Europe, appunto il network che dà servizi specializzati alle piccole e medie imprese nella ricerca partner, o all'accesso a forme di finanza alternativa come venture capital e via dicendo. Tantissimi sono gli strumenti, e poi manca ancora un'informazione che è quella della data di scadenza. Sì, la particolarità dello strumento PMI è che non ha diciamo una scadenza prestabilita, è una call, un bando aperto lungo tutto l'arco dell'anno. Naturalmente vi sono delle scadenze intermedie, e la scadenza finale ad esempio per questo bando dell'agroalimentare è il 16 dicembre del 2015, è un bando che si è aperto appunto nel dicembre 2014, e l'ultima data utile per presentare le proposte è proprio il dicembre 2015. Abbiamo dato tutte le caratteristiche, abbiamo spiegato la scadenza, visto e considerato che si tratta sempre di consigli dati ovviamente all'impresa abruzzese, in questo caso quale valore aggiunto darebbe la partecipazione a questo bando? Sì, allora sicuramente quello dell'agroalimentare è un settore in crescita, lo dimostrano i dati a livello nazionale, ma anche l'ultimo trimestre del 2014 ci rivela che le esportazioni dei prodotti agroalimentari abruzzesi sono in crescita, quindi il valore aggiunto dato da un progetto di ricerca e sviluppo tecnologico è proprio quello di superare quei limiti strutturali di sistema paese che esistono in Italia e che rendono comunque il prodotto finale dell'agroalimentare un prodotto poco competitivo dal punto di vista soprattutto del costo finale, quindi si va sicuramente a dare alle aziende un'opportunità di produrre meglio a costi inferiori. E poi ancora una cosa, per lasciarci ancora una volta con un suggerimento diverso, diciamo, vogliamo anche segnalare una iniziativa che appunto è dieta salutare per una vita appunto salutare, che è un'azione congiunta finanziata nel 7° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, che è l'antenato di Orizzonte 2020, cioè il programma che vigeva prima di Orizzonte 2020, al quale partecipano molti stati europei tra i quali l'Italia, e che quindi ha formato questa piattaforma congiunta che fa praticamente diffonde questa immagine chiaramente del cibo come elemento importante nella vita di ognuno, perché appunto siamo quello che mangiamo, quindi il prodotto alimentare come sostegno al benessere della persona, e all'interno di questa iniziativa congiunta vengono emanati anche qui dei bandi. Adesso ve n'è un prossimo in uscita, è stato dato l'annuncio preliminare, che proprio va a finanziare delle proposte nel campo sempre della sostenibilità della produzione dei prodotti dell'agroalimentare. Allora, noi ringraziamo Giulia Pelliccia che anche in questa puntata ha spiegato quali sono i vantaggi e soprattutto come entrare ed accedere ai fondi europei per le imprese abruzzesi, in questo caso in particolare per le piccole e medie imprese. Faccio l'appuntamento alla prossima settimana. Bene, grazie Giulia e grazie Francesca. Torniamo a parlare appunto di competitività. Le ultime cose dette appunto dalla nostra Giulia era proprio il discorso di stimolare, attraverso anche queste iniziative di ricerca e di finanziamento europeo, ma stimolare soprattutto la innovazione e la competitività. Lei ci stava parlando dell'Expo, che dovrebbe essere una carta, diciamo, vincente per noi, per l'Abruzzo. Ci vuole illustrare meglio che iniziative avete in questo senso? Allora, noi partiremo con l'Expo il 23 aprile, dove probabilmente alle Terme di Milano, a Porta Romana, dove vi sono le antiche mura spagnole, presenteremo il nostro palinsesto, le nostre attività alla stampa, e poi apriremo il tutto alla città di Milano e ai visitatori. Quindi quello sarà il momento in cui inizieremo tutte le attività. Il 2 maggio inaugureremo quella che è la nostra location, quella che abbiamo definito Casa Abruzzo, dove gli abruzzesi e i non abruzzesi
vi faranno le attività appunto dell'Abruzzo all'Expo. Casa Abruzzo è in via Fiorichiari, è il centro di Milano, a Brera, è una location fantastica perché sarà il luogo dove passeranno migliaia e migliaia di visitatori nel periodo dell'Expo, e noi siamo voluti essere lì proprio per essere al centro di tutto. E in questa Casa Abruzzo noi avremo un palinsesto di 180 giorni, quindi per tutta la durata dell'Expo. E per riempire questo palinsesto abbiamo convocato un po' tutti, abbiamo convocato i poli di innovazione, abbiamo convocato le reti di impresa, le DMC, ma soprattutto le quattro camere di commercio. Le quattro camere di commercio che sono nostri partner stanno lavorando in sinergia con noi, e quindi ci sarà un palinsesto che rappresenterà un po' tutto l'Abruzzo. Abbiamo incontrato proprio tutti, imprese, enti e associazioni, in quattro open day nelle quattro province abruzzesi. E questo palinsesto appunto si chiuderà la manifestazione di interesse il 30 marzo, e invito a chi non l'abbia ancora fatto, imprenditori e non, a farci le loro proposte, andare sul sito o di Abruzzo Sviluppo o delle quattro camere di commercio o di Expo Abruzzo, per riempire un modulo molto semplice, per farci proposte, perché vogliamo sentire veramente tutti. E quindi abbiamo detto di Casa Abruzzo. Poi avremo, avremo le location dove noi realizzeremo quelle che sono le attività dell'Expo. Abbiamo Palazzo Stellina e il Chiostro Antico dell'Umanitaria, due location prestigiosissime che abbiamo preso per rappresentare l'Abruzzo e gli abruzzesi. In effetti noi all'Expo vogliamo portare l'Abruzzo, vogliamo far conoscere l'Abruzzo, vogliamo rappresentare il nostro territorio in maniera sinergica, in maniera completa, facendo conoscere il turismo, l'agricoltura, i prodotti tipici, in maniera totale. Quindi cambiare il concetto molto spesso di parrocchie e parrocchiette e invece fare un discorso completo. Allora noi nel mese di settembre avremo un appuntamento dedicato al vino e all'eccellenza dell'artigianato e dei design abruzzesi. Avremo una finestra sul luxury, Abruzzo come luxury. Nel Chiostro Antico dell'Umanitaria invece, nel mese di giugno fino al 5 luglio, quindi prima della settimana del protagonismo, ci sarà il periodo dedicato all'Abruzzo terra dei cuochi. Il concetto che dicevo prima, noi siamo famosi nel mondo per i nostri cuochi, e quindi vi saranno protagoniste le scuole alberghiere abruzzesi con gli chef più rinomati, certo. Quindi presenteremo al mondo chef e prodotti tipici abruzzesi. Perfetto, la ringrazio. Adesso torniamo fra qualche minuto, pubblicità, grazie. Ed eccoci di nuovo qui. Volevo chiedere al dottor De Falcis le iniziative che avete in corso come Polo Agire per quanto riguarda l'internazionalizzazione, che si lega poi al discorso Expo, perché l'Expo è una sorta di internazionalizzazione diciamo, interna, italiana, che poi però porta i nostri prodotti e quindi anche quelli abruzzesi all'estero. Voi invece avete proprio un piano di aggressione diretta all'estero. State studiando qualcosa del genere, mi dica qualcosa. Sì, non abbiamo parlato finora proprio di questo aspetto della valorizzazione dei prodotti e della penetrazione commerciale sui paesi interni ed esteri, perché oramai innanzitutto c'è un mercato interno che è diventato largo, 28 paesi dell'Unione Europea, che costituisce una base di riferimento permanente, costante e senza più barriere. Questo è un mercato che noi dobbiamo approcciare, che dobbiamo garantire una continuità di rifornimento e una stabilità per quanto riguarda i rapporti. Abbiamo perciò una fitta attività per quello che possiamo fare noi come consorzio di presenza su questi mercati, di aiutare le imprese
a stare in qualche modo nella competizione, quella possibilità di poter offrire un prodotto certamente molto originale, molto particolare per conquistare uno spazio ulteriore. E questo è estremamente importante perché nonostante tutti ci riconoscono che il Made in Italy significa in qualche modo agroalimentare, storia e cultura, poi settori certamente importanti, però poi quando siamo presenti nei mercati ci accorgiamo che la Germania, un paese un po' più grande di noi, ma non tanto più grande, mantiene il 5% del mercato agroalimentare mondiale, noi siamo meno della metà. E questo significa che l'impegno nostro deve essere più sostanzioso. In che direzione, se vuole più precisare, diciamo, per il nostro pubblico, dove dovrebbe direzionarsi l'impegno? Noi abbiamo alcuni deficit nazionali che andrebbero ripianati. In modo particolare non abbiamo una rete di vendita tipicamente italiana sul mercato estero, in modo particolare quello europeo. Abbiamo la necessità di creare joint venture in modo particolare in altre parti, abbiamo la necessità assoluta di trovare un allargamento delle imprese. La nostra base imprenditoriale è ancora fortemente frammentata, pare che anche il documentario di prima metteva in evidenza questa particolarità della media e piccola impresa, che rappresenta un po' la croce e la delizia. La croce perché difetta questa capacità di commercializzazione, ma anche la delizia perché conserva le caratteristiche, le specialità, eccetera. È sul mercato dei paesi terzi, che poi rappresenta uno spazio estremamente interessante, dove noi dobbiamo aggredirlo sul mercato americano, sul mercato asiatico in modo particolare, ma un po' in tutti gli ambiti, specialmente laddove ci aiuta un po' il WTO e quindi si realizzano le aree di libero scambio. In questo senso noi dobbiamo supportare questa azione politica di allargamento del mercato con azioni di carattere tecnico e quindi riuscire a stare su quei mercati. Noi dovremmo in qualche modo, e questo anche per l'Abruzzo, ma in modo particolare per l'Abruzzo, a livello nazionale dovremmo passare dai 30-32 miliardi di esportazione nei prossimi anni almeno a 50-60 miliardi. Perché si dice questo? Che poi non è un obiettivo irraggiungibile, in quanto l'Italian sounding, cioè quel prodotto che suona italiano ma che italiano non è perché viene costruito in altre parti, costituisce circa il 60 miliardi di euro che potrebbero essere coperti. Io non dico che è facile coprirlo tutto, però tagliarne un pezzo e riportarlo in Italia e dare occasione alle nostre imprese di coprire quello spazio di mercato è possibile. Questo ancora di più per la nostra regione, perché nonostante i grandi prodotti, eccetera, noi abbiamo una propensione all'esportazione ancora più bassa rispetto alla media nazionale. La media nazionale è intorno al 20-22% del PIL che viene esportato in termini di agroalimentare, l'Abruzzo esporta intorno al 15-17%, quindi abbiamo un doppio gap da superare. Il Polo su questo si sta impegnando, arrivano le risorse comunitarie a cui faceva riferimento anche il servizio di prima, il nuovo piano di sviluppo rurale, ma anche le stesse risorse strutturali che la Regione ci mette a disposizione, molta parte dovrà essere orientata sul problema della valorizzazione dei prodotti. Quindi è evidente che lo strumento Polo di Innovazione è uno strumento estremamente interessante che mette insieme le imprese, perché da soli certamente non si va da nessuna parte, e riuscire a costruire un'immagine dell'Abruzzo, un'immagine dell'agroalimentare abruzzese sostenibile su questi grandi mercati, sapendo in ogni caso che il mercato mondiale è molto largo, non è facilmente aggredibile, però ci sono esperienze, perché non si parte mai da zero, esperienze anche di crescita dell'agroalimentare della nostra regione molto interessanti. Noi siamo passati in poco anno a una propensione all'esportazione molto bassa di qualche decina di milioni di euro a diverse centinaia di milioni di euro, quindi sta a significare che questo spazio viene occupato e quindi che è la nostra azione. In questo senso qui l'evento Expo rappresenta certamente importante, però comunque un evento che si inserisce nella fila, nella filiera della valorizzazione, però questo è un momento estremamente interessante che tutto l'agroalimentare deve capire. Probabilmente non ci sarà
un'altra Expo in Italia. Non, è vero, per molto tempo. Lo sappiamo, e probabilmente chi si interesserà dell'agroalimentare sarà ancora di più. Più bravo. Quindi si tratta di cogliere al volo questa occasione e le imprese non si lasceranno sfuggire questa occasione. È un'occasione davvero imperdibile quella che abbiamo e dobbiamo sfruttare al meglio. E, dottor Cetrullo, appunto, stava parlando dell'Expo, ci continua a dire che cosa stiamo facendo, anche riallacciandoci al discorso del dottor De Farcis, cioè il promuovere e migliorare questa internazionalizzazione, che è un po' dove siamo un po' carenti, no? Dove siamo un pochino carenti, cioè questo riuscire ad andare all'estero rispetto a paesi come la Germania, citava il dottor De Farcis, che invece ci riesce con molto meno, insomma, con in modo molto migliore. L'Expo si prevedono 25 milioni di visitatori, ad oggi sono stati venduti 12 milioni di biglietti circa. Saranno rappresentati 150 paesi con circa il 95% della popolazione mondiale. Quindi un evento epico per la nostra nazione, e lì noi dobbiamo essere presenti. Per essere presenti noi saremo allo stand dell'Abruzzo nella settimana del protagonismo, che andrà dal 3 al 9 luglio, dove rappresenteremo in uno stand immersivo e emozionale quello che è l'Abruzzo. Verrà messo a tema il rapporto dell'uomo con la natura, il paesaggio culturale abruzzese e, quello più importante, il cibo. Una rappresentazione sarà fisica e concreta della morfologia e della natura della nostra regione. Rappresenteremo quella che è la biodiversità, che va dai 100 metri sotto il livello del mare del vecchio porto di Adria ai 2.932 metri del Corno Grande, quindi racchiuso in un piccolo territorio, e chiaramente i prodotti della terra risentono di questa particolarità, di questa biodiversità, e questo fa dei prodotti abruzzesi un'eccellenza nel mondo. Che poi viene rappresentata attraverso i cuochi e i ristoranti dell'Abruzzo. Noi vogliamo stupire a Milano, vogliamo essere protagonisti pur essendo una piccola regione. E come lo faremo? Lo faremo presentando i nostri vini. Il vino avrà un ruolo importante, saremo presenti sicuramente al Palazzo del Vino all'interno di Padiglione Italia. Saremo presenti, quest'anno AMA avrà un'edizione speciale, sarà a Milano, partirà probabilmente in Umanitaria, quindi nei chiostri dell'antica Umanitaria, e poi si trasferirà in via Fiorichiari. Ci saranno momenti di somministrazione, faremo conoscere il nostro vino, le nostre eccellenze al mondo. Vi sarà anche una rappresentazione ogni mese nel palco o nell'auditorium all'interno di Padiglioni d'Italia per rappresentare l'attrattiva Abruzzo. Vogliamo mitizzare il nostro territorio, far conoscere, vogliamo che diventi destinazione. Oggi l'Abruzzo, è inutile negarselo, non è una destinazione. Noi ci fregiamo di terra dei parchi, i trabocchi, ma poi se andiamo a vedere è difficile non siamo destinazione, ma lo dobbiamo diventare con l'aiuto di tutti. E questa è un'esperienza veramente esaltante, perché tutti stanno collaborando con noi. Stiamo collaborando con le università, dei borsisti stanno collaborando ogni giorno, vengono con noi con un grande entusiasmo per organizzare gli eventi dell'Expo. Stiamo lavorando con le camere di commercio, stiamo lavorando con appunto il mondo imprenditoriale e le aggregazioni di imprese. Forse è un caso unico, è una particolarità chiaramente rapportato anche all'importanza dell'evento, che tutti sono impegnati, tutti sono entusiasti di collaborare per la riuscita della nostra presenza all'Expo. E io dico che non dobbiamo fermare questa macchina ormai avviata. Il prossimo anno ci sarà il Giubileo, un altro evento importante, dobbiamo continuare a correre, dobbiamo continuare a sviluppare, a integrare, a creare sinergie nel nostro territorio per far grande l'Abruzzo. La ringrazio. Beh, certo, è un'opportunità che speriamo tutti quanti di cogliere al meglio. Dottor De Farcis, volevo ritornare sul problema dell'internazionalizzazione. Nota dolente un po' per tutta l'Italia, ma per l'Abruzzo in particolare, dai dati che lei stesso citava poc'anzi.
Una particolarità che viene sempre detta a proposito dell'internazionalizzazione dei prodotti italiani all'estero è che a differenza di nazioni come Francia, Germania, che hanno delle catene di distribuzione come le famose Carrefour, Metro, che vendono, che sono direttamente presenti sul posto, quindi sono sparse in tutto il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti, sono davvero presentissimi in tutto il mondo. E di conseguenza è ovvio che queste catene nazionali, è chiaro che presentino al pubblico prodotti propri, no? E quindi la Metro presenterà prodotti tedeschi, la Francia presenterà con prevalenza i vini francesi, non certo quelli italiani. E noi come possiamo recuperare questo grave problema, grave gap che abbiamo, perché non abbiamo catene di distribuzione alimentare, grandi supermercati che sono presenti all'estero. Come facciamo? Come si può fare? È un gap sicuramente da superare, perché nessuna cosa è data in maniera definitiva. Con l'apertura dei mercati credo che sia possibile uno spazio ulteriore per questa conquista, ma intanto si possono fare anche altre cose, nel senso che a ciascun livello decisionale bisogna prendere misure in grado di affrontare il tema dell'internazionalizzazione. Dalla piccola impresa, ci sono anche progetti regionali che affrontano questo tema e con risultati anche eccellenti. Ci sono cantine che producono qualche milione di fatturate eppure esportano in 50 paesi, cioè quindi sta a significare che anche una piccola realtà può affrontare questo mercato, certo con una fatica superiore, con un disperdio superiore, però io credo che le aggregazioni dai diversi livelli già si possono fare per conquistare alcuni mercati, accordi commerciali con alcune catene si possono fare, qualcune articolazioni di carattere europeo si possono fare, alcune risorse ci sono, insomma si tratta di lavorare in maniera seria sul tema dell'internazionalizzazione. Abbiamo visto anche ieri proprio un convegno fatto dalla Regione per quanto riguarda l'accesso al credito, ma anche il supporto alle imprese tipo SIMEST, che può supportare molte imprese nel processo di internazionalizzazione. Alcune imprese abruzzesi del settore agroalimentare hanno già avuto dei punti fermi in questo senso, che stanno conquistando alcuni mercati ed alcuni paesi che sono estremamente interessanti da sistemare. Quindi c'è tutto un lavoro da sistemare per affrontare questo grande mercato. D'altra parte è ineludibile questo aspetto, cioè se vogliamo essere competitivi e in modo particolare questo lungo periodo di recessione che abbiamo attraversato, l'unico settore che ha tenuto è stato quello dell'agroalimentare, quindi è un settore strategico da un punto di vista nazionale e regionale e non soltanto. Però abbiamo visto che le uniche imprese che hanno tenuto sono quelle che avevano almeno il 20-25% del prodotto che veniva esportato. Chi stava al di sotto di questo livello, la riduzione della domanda interna si è mangiato quel po' di esportazione, certo, che c'era, quindi si è trovato in forte difficoltà. Il problema della internazionalizzazione oramai non è più un'opzione, è una necessità. Qualsiasi impresa si deve porre questo problema davanti, perché noi avremo sempre di più la concorrenza esterna, cioè quando si conquista qualcosa sul mercato estero c'è sempre qualcuno che ci insidia sul mercato interno, quindi non c'è una, c'è sempre la reciprocità, quindi si tratta di bilanciare questo dare e avere ed essere molto presenti. Expo, due parole per quanto riguarda la presenza nostra in questa occasione. Non ce lo facciamo scappare Expo, perché in effetti sull'agroalimentare è una scommessa. Saremo presenti in Casa Abruzzo, come si diceva, quindi con un set di imprese estremamente rappresentativo della nostra realtà, ma faremo anche evidenze molto particolari con alcuni eventi e vorremmo che quei 25 milioni di visitatori, certamente non tutti verranno in Abruzzo, ma speriamo una buona parte, ma che possono apprezzare i nostri prodotti, ma possono capire anche una cosa importante, che è quella del modello agroalimentare nazionale, cioè
quello che è vincente da un punto di vista della nostra competizione, c'è l'aspetto organizzativo, ma è un modello agroalimentare. Il modello agroalimentare che vede nella sua fase conclusiva la dieta mediterranea, che in qualche modo si articola col processo produttivo, si diceva l'Abruzzo, da meno 100 a oltre, quindi questo ha modellato anche il sistema alimentare di quest'area del Mediterraneo estremamente importante. Chi viene in Italia, quindi speriamo anche molti che possono venire in Abruzzo, devono capire che il modello agroalimentare è il modello di agricoltura, un'agricoltura centenaria, millenaria, che rappresenta la storia e la stabilità di questo sistema. Cioè, se questo sistema ha retto per 10.000 anni quasi, vuol dire che ha delle qualità in sé e noi ne siamo custodi di questo processo. Perfetto, la ringrazio, io ringrazio i miei ospiti. Per questa sera è tutto, non andate via perché fra 10 secondi c'è la solita rubrica di economia dove cerchiamo di spiegare in maniera semplice i meccanismi dell'economia. E io saluto ancora e ringrazio di nuovo i miei ospiti e vi do appuntamento alla prossima. Non sei libero se non hai la possibilità di ottenere ciò che vuoi. Non sei libero se non hai la possibilità di conservare ciò che hai ottenuto. Finalmente ce l'ho fatta, ero stanca, mi sentivo costretta a essere uguale a tutti quanti gli altri. Ho dato frutto alle mie abilità, sapevo di averne di più. Ho costruito delle sedie bellissime, le ho vendute e adesso sono una delle più ricche della nostra Repubblica Felice. Io invece mi sono impoverito, non ho più i soldi di prima e giustamente loro, nella mia Repubblica Felice c'erano delle persone che sono state brave, sono riuscite a costruire delle sedie, a produrre e a venderle e quindi si sono anche arricchite. Io invece non ero capace di farle, mi sono rimasto un po' indietro. Che devo fare? Non mi rimane che distrarmi e guardare la partita di calcio in televisione. Beh Fabrizio, scusami, però tu invece di lamentarti perché non ti sei messo a costruire qualcosa? Io mi sono impegnata, ho costruito le sedie e le ho vendute, e adesso cosa vuoi? Non è mica colpa mia se non sapevo fare le sedie, no? Ma devo avere qualche possibilità in più, perché in realtà, scusami, anche Einaudi, Luigi Einaudi, che era è stato nostro Presidente della Repubblica ed era un grande economista, lo diceva anche lui che in realtà va bene che permettere a delle persone in una società di arricchirsi come hai fatto tu e perché hanno messo a frutto la loro capacità, però non bisogna neanche sfociare nel capitalismo accentratore, no? nel fatto che qualcuno si arricchisce e poi però non permette ad altri di accedere a quella ricchezza, di non permette di avere una possibilità di accedere ai mezzi di produzione. Ecco, l'accentramento del capitale senza consentire anche ad altri di acquisire e recuperare posizioni non va bene, insomma. Scusa, però anche Benedetto Croce, il grandissimo filosofo italiano, di cui il tuo Einaudi si diceva di essere stato un allievo, diceva che nel liberalismo la libertà è tale se qualsiasi persona che ha ottenuto la propria ricchezza deve essere libero comunque di conservarla. Se io mi arricchisco perché mi sono impegnata, sono riuscita a ottenere il successo e la ricchezza e dopo arrivi tu e mi prendi tutto, che senso ha? Allora uno non ha più voglia di impegnarsi per ottenerla. E quindi da questo piccolo sketch che abbiamo fatto con Antonella, amici, avete capito che è un problema fondamentale, come abbiamo visto, in una società moderna, occidentale, in cui vi è la possibilità, in quanto libera, per alcuni di arricchirsi perché mettono a frutto la loro capacità e quindi acquisiscono posizioni sociali ed economiche migliori, come era successo alla nostra Antonella nel nostro esempio. D'altro canto, in questo tipo di società c'è un problemino, e cioè che altri che rimangono indietro devono avere anche loro la possibilità di recuperare posizioni e quindi di riuscire a raggiungere quello status che invece è stato raggiunto soltanto da alcuni.
La vera libertà, come ho detto all'inizio della rubrica, è quando qualcuno può acquistare una ricchezza, può acquistare un miglioramento della propria posizione economica e sociale, ma nello stesso tempo anche chi è rimasto indietro è libero, nel senso di poter ottenere, di poter recuperare posizioni e poter riottenere ciò che ha perduto o comunque poter riottenere un miglioramento di posizione sociale ed economica. La libertà è sia nel poter acquisire la ricchezza e poi nel conservarla, perché non è giusto che una persona che acquisisca una ricchezza e poi la possa perdere un attimo dopo, perché altrimenti non avrebbe neanche più la possibilità di impegnarsi, non avrebbe neanche più lo stimolo ad impegnarsi ad acquisirla quella ricchezza. Intanto una persona ha uno stimolo ad acquisire una ricchezza e a migliorare una propria posizione se sa che quella posizione può essere mantenuta abbastanza a lungo, ragionevolmente a lungo. Ecco, questo concetto è quello del cosiddetto liberalismo. Il liberalismo in realtà, come vedete, non è un concetto, come spesso si tende a credere, un concetto conservatore di destra. In realtà è un concetto che, ad esempio, in America, negli Stati Uniti, è considerato un concetto di sinistra, ad esempio, cioè progressista. Perché? Perché i liberals, i cosiddetti liberali negli Stati Uniti, sono considerati coloro che vogliono consentire a una parte rimasta indietro della popolazione di progredire, quindi di fare passi avanti e quindi di avanzare, quindi sono liberali in questo senso. D'altro canto, invece, in Italia, come in altre nazioni, il concetto di liberal, di liberale, è più associato ad esempio alla politica conservatrice, e questo però non vuol dire che sia il concetto di liberale e quindi di libertà nel meccanismo economico sia un concetto di destra o di sinistra. La verità è che è un concetto sia di destra che di sinistra, è un concetto normale, fondamentale di una qualsiasi società occidentale e moderna, democratica, dove si consenta a chi riesce ad arricchirsi di conservare ragionevolmente quella ricchezza e di non perderla subito dopo, altrimenti non avrebbe stimolo ad ottenerla. E d'altro canto si consente a chi è rimasto indietro di poter riuscire a recuperare posizioni e a ottenere quindi un miglioramento della propria posizione sociale ed economica. Questo porta, appunto, abbiamo detto, alla costruzione di due categorie, alla nascita di due categorie all'interno di una società, quella dei conservatori e quella dei progressisti. I conservatori, che una volta ottenuta una posizione sociale ed economica migliore, vogliono conservare quella posizione, e i progressisti, abbiamo detto, che cercheranno invece, avendo perso terreno, essendo rimasti indietro, cercheranno di recuperare quelle posizioni. Nel nostro esempio abbiamo visto che nella Repubblica Felice avevamo avuto fermo un reddito totale di 10 euro, eravamo partiti con l'immaginare una distribuzione di tutta la ricchezza, quasi tutta su 4 persone, quindi la maggior parte della popolazione era ricca, era rimasto soltanto una persona indietro, ma abbiamo visto che invece quando qualcuno comincia a darsi da fare, a costruire e a fare qualcosa, ecco che si ha una situazione diversa, come dove la distribuzione diventa, eccola qui, diventa di 4 per la persona che si è arricchita di più, 3 quella un po' di meno e poi una certa numero di popolazione, una certa parte della popolazione che è rimasta indietro, perché non è riuscita appunto ad avere la stessa capacità o lo stesso impegno per costruire, per produrre e quindi per vendere e quindi per ottenere una ricchezza. Questo determina una situazione particolare, e cioè, se ci fate caso, ogni volta che c'è ferma la ricchezza, abbiamo detto di 10 euro, quindi ferma una determinata ricchezza, posto che c'è una determinata ricchezza in una nazione, e che questa non cambia nel breve termine, perché attenzione, le ricchezze totali di una nazione cambiano nel lungo termine, nel giro di 10, 15, 20 anni si avverte un vero mutamento della ricchezza totale, ma nel breve periodo, in economia il breve periodo è il 2-3 anni, 1-2-3 anni, 4 anni, e non si avverte un vero mutamento della ricchezza totale. Quindi, posto che nel breve periodo la ricchezza è sempre la stessa, nel nostro esempio della Repubblica Felice è 10 euro, soltanto se si ha un movimento della ricchezza all'interno dei componenti della società, si ha in effetti una distribuzione, senza però mutare il reddito totale. Quindi abbiamo visto che ogni volta che c'è una distribuzione della ricchezza, un numero maggiore di persone, nel nostro esempio abbiamo visto erano 3 persone su 5, rimangono più povere, rimangono più indietro, mentre un numero minore di persone
rimangono, riescono ad ottenere una maggiore ricchezza. Questo è un fatto matematico, se ci fate caso. Se ci pensate, è impossibile che non sia così, perché nel momento stesso in cui qualcuno, fermo restando il totale, 10 euro, qualcuno si arricchisce, vuol dire quindi che accumula più ricchezza, qualcun altro si impoverisce. E quelli che si impoveriscono, affinché i due si arricchiscano, gli altri tre rimangono per forza in posizione in numero maggiore. Quindi siamo un paradosso, in una società quindi democratica, dove c'è questa libertà di poter darsi da fare e di arricchirsi, ogni volta che si verifica una distribuzione della ricchezza c'è anche un fenomeno particolare, cioè che chi si arricchisce è sempre matematicamente in numero minore rispetto alle persone che rimangono più indietro, alle parti più povere della popolazione. Di conseguenza i poveri saranno, diciamo così, sempre in numero maggiore dei relativamente ricchi. I relativamente poveri saranno sempre in numero maggiore dei relativamente ricchi. Questo determina un problema politico, diciamo così. Perché? Perché se ci fate caso, se il numero dei poveri è sempre maggiore del numero dei ricchi, per un fatto matematico che abbiamo appena visto, nel momento stesso in cui si distribuisce la ricchezza abbiamo questa diversità numerica, i poveri sono sempre maggiori dei ricchi, in una elezione politica i progressisti, quindi che rappresentano un po' la parte più povera, no, della popolazione, sarebbero sempre vittoriosi, vincerebbero sempre perché sono il numero maggiore, giusto Antonella? Certo. Quindi abbiamo un paradosso, vincerebbero sempre i progressisti. Com'è possibile allora che questo non è, perché sappiamo benissimo che c'è sempre una certa alternanza, una volta vincono i conservatori, una volta vincono i progressisti, una volta vince la parte più di destra, una volta la parte più di sinistra della collettività. Com'è possibile questo? Eppure numericamente dovrebbero vincere sempre i progressisti. Beh, questo lo vedremo alla prossima puntata, capiremo come i progressisti riescono e come i conservatori anche riescono a vincere, nonostante la superiorità numerica dei progressisti, e vedremo i meccanismi che riescono a realizzare questo. Intanto vi ricordo, come sempre, per chi volesse approfondire l'argomento, di collegarsi al sito lafeltrinelli.it, digitare Exclusivity di Fabrizio Catullo e scaricare il libro, dove troverete anche email a cui scrivermi per poter avere maggiori delucidazioni, informazioni e ogni vostra esigenza. Vi ringrazio e alla prossima puntata.